Really great race at a really really great location. E la gara è andata molto bene, è stata una grande sfida, era molto difficile, però sono contento di com'è andata. Sono partito bene nel nuoto, sono uscito alla fine del primo gruppo di atleti e con una buona prima transizione sono riuscito ad uscire dalla transizione tra i primi. La bicicletta, la parte del ciclismo è stata molto complicata, c'erano delle curve molto difficili, quindi sono dovuto rimanere concentrato per tutto il tempo. Però anche nella seconda transizione sono riuscito a recuperare molto. La parte della corsa è stata anche quella molto, molto difficile, però le mie gambe non erano molto stanche all'inizio, quindi ho tentato di superare i più atleti possibili. E negli ultimi 500 metri ho visto che c'era solo una persona davanti a me, quindi ho cercato di correre più che potevo e sono riuscito a superarlo nonostante le mie gambe fossero molto molto stanche.
contentissimo, penso che è un risultato al di sopra delle mie aspettative. Ci ho provato nella corsa, sapevo di avere una buona condizione, quindi quando mi sono visto lì davanti mi si è un po' chiusa la vena e ho cercato di forzare il ritmo, forse un po' troppo, infatti mi è mancato gli ultimi 500 metri, però dai, va bene così, un secondo posto per me in casa vale oro. Sì, abbiamo già gareggiato qui nei campionati italiani di duathlon 2 o 3 anni fa, in un'altra zona, però è sempre bellissimo gareggiare in casa, penso che è stato un evento organizzato molto bene, un bellissimo posto, una bella giornata, secondo posto in casa vale tantissimo, sono contentissimo, scusate ho poche parole però sono un po' emozionato.